Buon pomeriggio, retroscena sanitari. Vi parlerò della sentenza della Cassazione che ha dichiarato illegittime le sanzioni ai medici, quelle che l'Ordine di Bologna aveva dato per la questione del 118 e poi stasera, più tardi, insomma, la corona stampa, perché sono due argomenti molto diversi che non voglio unire, non voglio fare un video unico troppo lungo. Allora, ne ho parlato nelle recenti interviste del problema del 118 in Emilia-Romagna e il 28 di luglio la Cassazione si è espressa rispetto alla sanzione ai medici che avevano, adesso vi leggo l'articolo, che praticamente avevano dato esecuzione a una delibera dell'assessore Venturi che a sua volta era stato radiato e poi salvato dalla Corte Costituzionale. Allora, 118, la Cassazione stoppa l'ordine dei medici di Bologna, illegittime le sanzioni ai medici. Bisogna stare molto attenti a quello che dice questa sentenza perché bisogna leggere qual è l'oggetto di questa sentenza. Ambulanze con soli infermieri, diciamo pure i nomi delle persone, dei medici coinvolti, perché tanto è una buona notizia, quindi è giusto anche darla. Gordini, Picocco, Binetti e Serantoni vincono dopo 3 anni. Allora, in Emilia-Romagna ci sono ambulanze con soli infermieri e non so se i cittadini emiliani lo sanno e non so se i cittadini emiliani gradiscono questa cosa, ma andiamo per ordine. La Corte di Cassazione mette un punto fermo definitivo nello scontro senza precedenti tra l'Ordine dei Medici e la ASL sulla riorganizzazione dell'emergenza con la quale si decise l'impiego sulle ambulanze di soli infermieri. Ora, questa è una decisione di politica sanitaria che però secondo me è sfuggita ai cittadini perché l'Emilia-Romagna, la gloriosa Emilia-Romagna, ha deciso di togliere i medici praticamente dalle ambulanze. Come noto, la vicenda ha avuto risvolti amministrativi, politici e persino penali seguiti alla decisione dell'ordine di radiare dalla professione l'allora assessore alla sanità Sergio Venturi, che è un medico, in quanto ideatore e promotore di quella decisione politica. Ok? Quindi un medico diventa assessore e decide che i medici nelle ambulanze dell'Emilia-Romagna non servono. Una sanzione durissima, poi annullata dalla Corte Costituzionale lo scorso ottobre, che è costata anche un processo per abuso d'ufficio ai componenti del Consiglio dei Camici Bianchi che la deliberarono. Infatti, i 9 consiglieri che votarono la radiazione di Venturi sono attualmente a processo per abuso d'ufficio, perché poi la Procura ha deciso che meritavano un'indagine penale e un processo per avere sanzionato con la radiazione Sergio Venturi, ma questa è un'altra questione ancora, per cui non voglio appesantire troppo. Prima ancora della delibera della Regione del 2016 che fece da scudo ai medici e alla clamorosa sanzione a Venturi, l'ordine aveva deciso la sospensione di 9 medici, un attimo, okay, la pagina qui, accusati in soldoni di avere tradito la professione e il codice deontologico applicando o in qualche caso partecipando alla stesura di quel protocollo. E qui fa l'elenco dei medici che avevo detto prima. I medici ricorsero alla Commissione Medica Centrale, quindi fecero appello a questo primo organo, che pur annullando la sanzione per prescrizione ritenne fondati gli addebiti mossi dall'ordine quanto alla illiceità dei protocolli e alla loro contrarietà alla deontologia medica. Quindi che cosa fece l'Ordine di Bologna? L'Ordine di Bologna praticamente disse che quei protocolli delegavano atti medici agli infermieri e siccome l'atto medico non è delegabile sia per codice deontologico, attenzione, e a me interessa poco, che per anche per legge, e qui si apre un altro capitolo, l'Ordine di Bologna, potendo potendosi occupare solamente di deontologia, io su questo sono parzialmente d'accordo, sanzionò
questi medici dicendo che avevano con questi protocolli che non sono oggetto di questa sentenza, ahimè, avevano di fatto trasformato in mini medici gli infermieri delle ambulanze. E la commissione, il CEPS praticamente, quindi quando fecero appello i medici, venne annullata la sanzione perché si era prescritta, però nelle motivazioni il CEPS disse che effettivamente c'era stata una violazione deontologica. 4 su 9 medici non si sono arresi e hanno deciso di andare fino in fondo per vedere riconosciuta la propria correttezza e quindi hanno fatto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha deciso il 28 luglio a loro favore con una sentenza destinata a segnare un precedente importante nei rapporti tra ordini, non solo quello medico, e professionisti che operano presso la pubblica amministrazione o hanno all'interno di essa incarichi dirigenziali. Per i giudici l'ordine ha fatto invasione di campo esorbitando dai propri poteri. In questo caso l'ordine dei medici ha agito in carenza di potere perché ha sottoposto a procedimento disciplinare sanzionato un proprio iscritto per atti compiuti da quest'ultimo non nell'esercizio della professione medica, ma nell'esercizio di una funzione pubblica, compiendo atti non ricompresi tra quelli sottoposti al potere sanzionatorio dell'ordine. Poi vi spiego cosa vuol dire, ma non è tutto. Secondo i giudici, con la sanzione, l'ordine e la commissione medica hanno finito per sovrapporsi contestandola all'azione amministrativa della ASL estrinsecatasi nella predisposizione dei protocolli sull'impiego di personale infermieristico. Quindi cosa dice la Cassazione? Nelle motivazioni è molto vicina a quello che ha detto la Corte Costituzionale rispetto a Venturi, e cioè dice che, che quando si tratta di atti di politica sanitaria e quindi di atti amministrativi, anche se portati avanti da un medico, l'ordine dei medici per il suo potere disciplinare non può contestare, quindi non ha il potere di entrare nel merito. Quindi vuol dire, è come quando facciamo finta che, ad esempio, il sindaco della città non può far laureare una persona, lo fa il rettore dell'università. Quindi se un sindaco dice ti proclamo dottore in qualcosa, non ha il potere per farlo. Adesso sto facendo un esempio molto scemo per far capire. Quindi la Cassazione dice l'ordine dei medici di fronte a un atto amministrativo non può dire nulla perché non ha il potere per aprire un procedimento disciplinare. Ma attenzione bene, perché va saputo, l'ho detto ripetute volte, ma lo ridico ancora una volta, che i protocolli che vennero scritti per attuare questo progetto di Venturi praticamente stilava un algoritmo per cui gli infermieri da soli, senza avere mai studiato un giorno al corso di laurea di medicina, avevano in mano dei farmaci potentissimi e in assenza di diagnosi, che peraltro per legge non possono fare, ma soprattutto non sanno fare perché non hanno cultura medica, somministrano, perché lo fanno già da diversi anni e posso dire che se ne vedono ogni volta di belle, e non solo in Emilia, perché poi questo modello si sta avanzando anche in altre regioni, ahimè, e praticamente questi protocolli cioè, danno in mano delle armi potentissime farmacologiche della gente che non ha mai studiato medicina. E il tutto, io credo, senza aver dato ai cittadini emiliano-romagnoli la giusta pubblicità rispetto a quello che stava succedendo. Ma qui c'è un punto fondamentale, perché chi non conosce il diritto e soprattutto chi è in malafede sostiene che praticamente la Cassazione ha benedetto questi algoritmi. Cosa che invece non è successo, perché in questa sentenza quegli algoritmi non sono oggetto di ricorso, per cui in questo tipo di situazioni la sentenza si deve pronunciare rispetto a quello che è il quesito iniziale, e cioè se l'ordine dei medici poteva sanzionare questi medici, e la risposta è no.
Con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili per i quattro medici, la Corte accusa l'ordine, e io qui sono d'accordo con la Cassazione, e Giancarlo Pizza, che saluto, lo sa perfettamente, il presidente di Bologna, come lo sanno anche gli altri, io sono d'accordo con la Cassazione, accusa l'ordine di usurpazione e sviamento di potere, che bene avrebbe accusa l'ordine di usurpazione e sviamento di potere, che sono praticamente contestazioni di tipo amministrativo, che bene avrebbe potuto agire in via giurisdizionale o amministrativa per l'annullamento dei protocolli. Invece scelse il muro contro muro, debordando dai propri poteri, secondo i giudici che nel provvedimento riporta entro i naturali confini il potere sanzionatorio. Cioè, dice la Cassazione, tu ordine, invece di scegliere la via del muro contro muro e sanzionare i medici, avresti potuto impugnare quei protocolli e avresti potuto agire sia in sede giurisdizionale o amministrativa per farli annullare, ma non l'hai fatto. Quindi la Cassazione dice: se tu pensavi che quei protocolli fossero concettualmente nel merito illegittimi, sbagliati, avresti dovuto agire per annullare quei protocolli, ma non l'hai fatto. Comunque l'ho fatto io, perché il contenuto e il merito di quei protocolli sono stati portati all'attenzione della Procura da me 1 anno e mezzo fa. Non solo quelli, ma anche quelli poi di altre regioni che ricalcavano fondamentalmente questo stesso modello. Io su questo sono d'accordo con la Cassazione, ma per un motivo molto semplice. Intanto che, cioè, tra me la Cassazione vince la Cassazione, questo non sto neanche a dirlo. Ma perché quando si cominciano queste battaglie ideologiche, e io ho sempre dato il mio appoggio incondizionato a Bologna, e lo ribadisco anche stasera, quindi questa per me, cioè, è una notizia che non è che mi faccia piacere, però bisogna essere anche, come posso dire, equilibrati. Bisogna anche, intanto nella vita si vince, si perde, e le sentenze si rispettano sempre, quindi questa basterebbe questo. Però io credo che quando si iniziano queste battaglie ideologiche, in realtà non si debbano fare sconti, e quindi si sarebbe dovuto effettivamente procedere non tanto contestando l'aspetto disciplinare, quanto contestando proprio i protocolli e gli algoritmi, perché espongono a rischio i pazienti. Ho anche sempre detto che quando io ho sollevato questa questione alla procura, ho sempre detto che io avrei accettato qualunque tipo di soluzione, tranne il compromesso che c'è adesso. Perché qual è il problema? Secondo me è gravissimo che degli infermieri che di medicina non sanno nulla possano stare sulle ambulanze da soli, perché non le sanno le cose. E il rischio che l'ignoranza, proprio nel senso di mancanza di conoscenza, si trasformi in atti e in azioni, cioè in condotte che portano a somministrare farmaci, secondo me mette a rischio la salute della popolazione. Questo lo dico da medico, e mi sembra che sia anche una posizione di buon senso, perché se tu non sei un medico, come fai a fare un farmaco se non hai fatto diagnosi? Ma qualora la magistratura venisse a dirmi, e poi c'è un'altra cosa, che una delibera regionale non può comunque avere, non può scalfire e non può andare sopra la legge formale, perché le delibere, questi atti, sono fonti secondarie e non possono contrastare con le fonti primarie. E la legge italiana dice che solo il medico può fare diagnosi, prognosi, terapia. E poi c'è anche il 348 in combinato disposto, in questo perimetro ci sta pure il 348 del codice penale, che punisce l'esercizio abusivo di professione, in questo caso professione medica. Mettendo insieme queste cose e pensando che se uno sta male vuole un dottore, non certo un infermiere, ecco, io mi sento di dire serenamente che c'è qualcosa che non va. Ma qualora la procura o un giudice penale mi venisse a dire che invece quei protocolli e quegli algoritmi che delegano l'attività medica agli infermieri in ambulanza
Allora a me può anche stare bene, basta che io come medico non debba sapere niente, cioè non è che io medico dopo devo mettere le pezze agli errori degli infermieri. Voglio dire, se un infermiere fa una valutazione sbagliata, fa dei farmaci sbagliati o provoca il decesso di una persona o lesioni gravi perché non ha saputo interpretare un quadro clinico, e interpretare i quadri clinici non è certo lavoro degli infermieri perché è lavoro dei medici. Allora il medico che subentra e che riceve il paziente non deve essere trascinato in un'indagine penale, in un processo penale o in un processo civile perché alla fine è lui il medico. Se si vogliono dare queste responsabilità, si abbia il coraggio di farlo, ma in modo chiaro, di modo che poi le persone vanno a denunciare i carabinieri, il singolo infermiere, e lasciano in pace i medici che manco c'erano e non ne sapevano assolutamente nulla di quello che ha fatto l'infermiere in questa presunta autonomia che si basa sul nulla, perché si basa sull'ignoranza. Un attimo che controllo se l'articolo avevo finito di leggerlo. Sì, praticamente sì. Allora, la cosa che non mi può stare bene è invece che i medici in realtà coprano tutta una serie di situazioni, e soprattutto in pronto soccorso, perché poi il problema non è solo il 118, ma anche il pronto soccorso, perché adesso si sono inventati dei modelli dove praticamente l'infermiere fa dei farmaci anche in triage senza che ci sia stata una visita. Abbiamo denunciato persone, infermieri che facevano ecografie, perché poi tante cose non vengono scritte nei verbali, cioè il paziente che riceve il foglio di triage o la cartella clinica non ha esattamente un panorama di tutto quello che è stato fatto, anche perché molti medici che secondo me meritano il carcere si autoattribuiscono delle cose che in realtà non hanno fatto. In molti posti, e l'abbiamo già denunciato, dico io e altri medici, suturano gli infermieri e poi però risulta che l'ha fatto il medico sulle carte. Ovviamente la persona magari non lo sa, perché si è vestiti tutti uguali con la divisa dello stesso colore, cosa che è un altro errore perché andrebbe reso riconoscibile il medico da chi non lo è. E ci siamo trovati di fronte a situazioni in cui, anche con molta nonchalance, i medici del pronto soccorso praticamente firmano cose che non hanno fatto e a cui non hanno nemmeno partecipato. Oltre a questo, ci sono un sacco di corsi, ad esempio, per suture, tecniche di sutura chirurgica, ad esempio, dove partecipano. E questo recita la locandina, infermieri e studenti di infermieristica e in fondo medici, come se noi fossimo residuali rispetto all'attività di sutura. Anche questi sono stati denunciati da me alla magistratura, e anche su questi ci sarà, mi auguro, una risposta rispetto alla legittimità, alla liceità di questi corsi. Fatto sta che il mondo sanitario si sta trasformando in un ospedale dove i medici sono sempre meno e dove gli infermieri sono sempre di più e fanno cose che a mio avviso non dovrebbero poter fare perché non hanno la cultura per farlo, perché poi in realtà non è la questione, cioè mettere un punto, anche mia mamma è capace, cioè suturare una ferita semplice, cioè chiunque lo può fare, probabilmente un sarto lo fa anche meglio di un chirurgo, se vogliamo. Il problema è che ci deve essere la conoscenza, cioè ci deve essere una laurea in medicina rispetto a tutta l'attività di diagnosi e di terapia, perché se noi volessimo delle persone che sanno solamente suturare, che sanno solamente prendere vene o settorializzare così, non avrebbe veramente senso la laurea in medicina e chirurgia. Però, considerato quanto sono stupidi certi miei colleghi che coprono queste cose per lavorare di meno, o che comunque coprono perché ne hanno dei vantaggi, o comunque coprono perché non creando problemi, magari si scelgono il weekend in cui stare liberi per potersi andare a fare un giro, in realtà oramai la situazione è molto compromessa dappertutto e l'unico ordine che ha avuto il coraggio poi di schierarsi contro, di dire no, che è stato l'ordine di Bologna, in realtà sta passando una serie di guai, secondo me esagerata, perché poi l'abuso d'ufficio francamente mi pare un'accusa che non ho capito su cosa si sia fondata, ce lo dirà
il processo, però certo è che l'Ordine di Bologna, secondo me, avrebbe dovuto impugnare in via giurisdizionale, amministrativa, quei protocolli e chiedere una pronuncia proprio sul merito, sul punto di questo, senza personalizzare la cosa e senza poi purtroppo vedersi dichiarare la carenza di potere. Ciò non toglie che l'Ordine di Bologna ha fatto quello che molti altri non hanno il coraggio di fare e io credo che questo epilogo in realtà poi scoraggia ancora di più gli altri ordini e quindi a questo punto effettivamente considerato anche il potere disciplinare che certe volte viene utilizzato un po' ad minchiam, io mi chiedo anche qui dove andremo a finire. Più tardi con una stampa, ci sarebbero tante notizie da dare, io però sono anche molto stanca. Vediamo di fare un riassunto e di dire le cose più importanti. Buona serata.